Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo parlando del conflitto in Ucraina. Riflessioni infatti su quanto sta accadendo, sulla guerra scatenata dalla Russia nel territorio ucraino con gli studenti. Il Parlamento degli studenti della Toscana in Palazzo del Pegaso proprio per riflettere e analizzare questo momento storico davvero molto delicato. Vediamo. Oggi vedere quelle immagini, vedere le bombe sulle case che uccidono civili, qualcosa che fa male. Non si può restare inermi rispetto a tutto questo. È giusto che l'Europa crei un esercito comune? Quali sono le notizie attendibili in tempo di guerra? Come si riconosce la propaganda? I civili vengono colpiti per errore dalle forze militari o di proposito come strategia? Qual è il ruolo del Security Council delle Nazioni Unite? Sono solo alcune delle domande che gli studenti del Parlamentino della Regione Toscana hanno potuto rivolgere a esperti di politica internazionale nell'aula consigliare del Palazzo del Pegaso in occasione del forum La guerra in Ucraina, quali sfide per la politica internazionale. Non è un mondo per i giovani, prima la pandemia, tutt'altro che finita, ora la guerra, a 2 ore di volo, una guerra dove anche i ragazzi si sono trovati costretti alla fuga o a imbracciare le armi. È una guerra così vicina a noi, è un'evocazione di quello che noi avevamo sempre letto solo sui manuali scolastici e di sicuro fa paura anche perché abbiamo visto immagini di ragazzi che sono come noi, che hanno vissuto fino a ieri la vita come noi, andavano a scuola, il pomeriggio vedevano gli amici, la sera uscivano, mentre adesso sono costretti a fuggire, a nascondersi in bunker sotterranei o ad abbandonare la loro patria, o appunto andare ad arruolarsi. È giusto rispondere a questa richiesta di chiarimenti e anche di rassicurazione, perché non c'è dubbio che un senso sottile di inquietudine, come dire, sia nuovamente ricoperto tutta la nostra realtà quotidiana. E quindi lo scopo di questi incontri è quello di dare spiegazioni, di dare interpretazioni, ma anche nei limiti del possibile di rassicurare i giovani rispetto ai rischi o ai non rischi che questa situazione comporta. È una situazione che nessuno di noi ha mai vissuto. Noi siamo un popolo libero e abbiamo la possibilità di esprimerci, di vivere la vita così come siamo abituati a fare. Grazie a chi prima di noi ha combattuto per la nostra libertà, grazie a chi ha resistito, grazie a chi ha permesso di diventare la Toscana quella che è, una terra aperta, una terra inclusiva. Non è un caso che il simbolo della nostra regione sia il Pegaso alato. Il Pegaso alato era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale. Parliamo adesso anche di economia e di lavoro in Toscana con il bilancio approvato per quanto riguarda l'attività dell'Agenzia regionale per l'impiego dall'Assemblea Toscana. Parere positivo da parte del Consiglio regionale alla proposta di delibera per il bilancio preventivo 2022 dell'ARTI, l'Agenzia regionale per l'impiego. Il via libera è arrivato a maggioranza con 20 voti favorevoli e 14 contrari. Tra le principali funzioni di ARTI ci sono l'attuazione delle politiche attive del lavoro e lo sviluppo e la qualificazione del sistema regionale dei servizi per il lavoro. In particolare la Regione, attraverso l'operatività dell'Agenzia, garantisce l'esercizio delle competenze dei centri per l'impiego, nonché il presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali e sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati accreditati. ARTI è l'Agenzia regionale per l'impiego, un'agenzia che si sta allargando e si sta potenziando soprattutto grazie alla rete diffusa di centri per l'impiego, che sono diciamo la parte operativa dell'agenzia, in un momento anche questo delicato perché c'è bisogno di ripartire. Lo facciamo attraverso un bilancio importante che quota oltre 67 milioni di euro e che serviranno attraverso il potenziamento di servizi per le imprese e per i cittadini a rilanciare la nostra Toscana.
noi siamo rimasti profondamente delusi dall'assenza di dibattito in aula. Oggi in aula è venuto il bilancio di Toscana Promozione, quindi del Ministero del Petrolio per quanto riguarda la nostra regione, e dell'agenzia che si occupa di impiego, in un momento in cui il problema più grave che si chiede a un bambino di quinta elementare o a un pensionato è il lavoro. Ecco, non possono passare così in maniera superficiale dal Consiglio regionale senza un dibattito importante, senza una riflessione importante sul ruolo di queste due entità che in questo momento dovrebbero essere due dei pilastri su cui appunto la nostra regione si fonda. Ok, al bilancio anche per quanto riguarda la Fondazione Sistema Toscana dall'aula di Palazzo del Pegaso, con i numeri principali che riguardano proprio le attività della Fondazione. Con 20 voti favorevoli e 16 contrari, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il bilancio di esercizio 2020 della Fondazione Sistema Toscana, richiamando la necessità di indicare nel programma di attività gli investimenti da realizzare e la quantificazione delle risorse a ciò destinate. Il bilancio di esercizio 2020 della Fondazione Sistema Toscana registra un utile di circa 200.000 euro, in sostanziale invarianza rispetto al risultato dell'esercizio precedente. Sì, un'approvazione diciamo un po' tormentata, molto contestata. In realtà l'unica pecca che ha è di essere un'approvazione tardiva, perché era il bilancio del 2020 che ha avuto alcune vicende che hanno richiesto approfondimenti, ma ad oggi il bilancio è prima cosa un bilancio inutile della Fondazione, che quindi è un saldo positivo, è un bilancio che ha ricevuto alla fine tutte le approvazioni degli enti di controllo, gli organismi di controllo interni ed esterni, ed è un bilancio che ha consentito di verificare per l'ennesima volta come questa Fondazione sia un organismo indispensabile per le attività dell'ente Regione Toscana sui fronti della promozione turistica nelle sue connessioni con la promozione e il sostegno all'offerta culturale, cioè si occupa di quel settore di cerniera che consente di trasformare la nostra identità culturale, il nostro patrimonio culturale in motori generatori di offerta turistica e quindi di economie anche nel campo turistico oltre che nel campo della cultura. È stata anche l'occasione per analizzare temi più generali che riguardano il rapporto con i dipendenti e gli ex dipendenti e gli incarichi ad essi riconoscibili, che però ha avuto come esito quello di essere ricondotta nell'alveo della prima commissione per una discussione più generale, e quindi il bilancio è stato approvato con soddisfazione a maggioranza e ci porta adesso ad attendere i bilanci preventivi per le attività del 2022 della Fondazione Sistema Toscana. Ci sono state varie problematiche, infatti già a settembre sono state chieste integrazioni e modifiche che poi sono arrivate a gennaio, diciamo che è stato detto che le cose andavano bene. Abbiamo votato in commissione qualche giorno fa, è passato a maggioranza. Noi diciamo: cosa c'è che non va in Fondazione Sistema Toscana? Qualcosa c'è che non funziona, lo dicevamo anche negli altri anni. Va avanti con il 90% di soldi regionali, quindi è giunto il momento di fare una riflessione su questa fondazione e anche su Toscana Promozione, perché per certi versi si assomigliano e quindi secondo noi forse ci vorrebbe un'unica regia. Siamo andati a spulciare, a controllare come mai nel 2020 il bilancio dal 2020 arrivi oggi, e ci siamo accorti che quel bilancio intanto ha due pareri negativi ricevuti dalla direzione bilancio della regione. Non solo, guardando i bilanci ci siamo accorti per esempio nel 2017, nonostante la regione abbia stanziato 5 milioni e 200 mila euro di denaro pubblico a Fondazione Sistema Toscana, ne sono serviti un ulteriori 620 mila per colmare un buco di bilancio. La Fondazione Sistema Toscana è la fondazione che deve promuovere la cultura, il turismo e l'integrazione in Toscana, quindi un qualcosa di surreale, cioè che la fondazione che deve promuovere la cultura e il turismo del luogo
che forse ha più cultura e storia, tradizione e attrazione turistica del mondo, perda 600.000 euro all'anno. Io mi auspicavo quantomeno, di fronte a questa gestione, a questa mala gestione, che il direttore generale della fondazione fosse stato rimosso, e ci siamo accorti del vero problema, della vera anomalia. Cioè, Fondazione Sistema Toscana ha avuto per 17 anni lo stesso direttore generale, un signore che ha percepito 115.000 euro di stipendio all'anno per fare male il proprio lavoro, e dopo 17 anni ha finito di fare il direttore generale della fondazione solamente perché è andato in pensione. E un minuto dopo che è andato in pensione, il Consiglio regionale lo ha nominato nella deputazione di Monte dei Paschi di Siena, cioè gli ha dato un'altra nomina. Già questo basterebbe, secondo me, a far attenzionare questa situazione. Non è tutto, c'è di più. Evidentemente lo stipendio che si prende in deputazione del Monte dei Paschi di Siena e la pensione che ora questo signore percepisce sono ben lontani dai 115.000 euro che percepiva quando era direttore di Fondazione Sistema Toscana, e allora Fondazione Sistema Toscana in affidamento diretto gli dà una consulenza da 50.000 euro. Un bonus, perché evidentemente è stato bravo a gestire male 17 anni la fondazione, viene dato un bonus elargito, un premio in questa situazione storica, in questa contingenza storica, un premio di 50.000 euro. È una roba vergognosa, è una roba che è di una inopportunità politica senza precedenti. Più che le polemiche sui tempi, il mio è stato un intervento proprio nel merito dei numeri, perché qui ci sono poste che non tornano. Sono interventi tecnici miei, ho cercato di spiegare all'Aula che il credito IVA non può essere portato a fondo rischi, perché è una partita di giro il cui debitore è lo Stato, quindi più garantito di così non può essere un credito, e quindi se viene portato a un fondo rischi vuol dire che c'è un problema. E leggendo il bilancio mi sono accorta che l'Agenzia delle Entrate già nel 2017 ha dichiarato questo credito IVA inesistente, quindi è stato fatto un errore ed è specificato proprio nella relazione a pagina 74, chi vuole andare a vederlo lo può vedere, che è stata considerata detraibile l'IVA su spese di missione. Le spese di missione sono spese di viaggio, ristoranti e hotel. Esiste una legge dello Stato che dice che l'IVA su queste spese è indetraibile. Ora mi domando come una fondazione possa fare un errore simile. Questo è stato appurato nel 2017, tutt'oggi questo credito IVA è in bilancio, quindi vorrei capire quando verrà portato a perdita e verrà sicuramente sistemato il bilancio. Ma non solo, questa fondazione è una duplicazione di un altro organismo come Toscana Promozione e Sviluppo, hanno praticamente le stesse finalità, si discostano leggermente, però le risorse che impiegano sono ingenti, si parla di 10 milioni di euro l'una e 9 milioni di euro l'altra. Fondazione Sviluppo Toscana è finanziata per l'87% dalla Regione Toscana, quindi sono soldi pubblici che in questo momento di crisi potrebbero essere dirottati su aiuti a favore delle famiglie che non riescono ad arrivare in fondo al mese, alle imprese che si trovano di fronte ai maggiori costi per l'energia elettrica. Quindi non capisco come mai non si arrivi a una razionalizzazione delle risorse e anzi si usino queste fondazioni un po' come dei meccanismi per creare lavoro. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo però che potete sempre restare connessi con tutti gli aggiornamenti, tutte le notizie sui lavori dell'Assemblea Toscana e delle varie commissioni all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.